Roberto Battistone, un fisico sperimentale, accademico, anzi, un curriculum di studi accademico di alto prestigio. È stato presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, delegato per il Parlamento Europeo dell'Agenzia per i Programmi Spaziali dell'Unione Europea. È saggista ed è divulgatore, nel senso più nobile di questo termine, perché qualche volta insomma, mi ha colpito la lettura dei suoi testi. e Posso dire un uomo a contatto sempre con il mistero. Assolutamente sì. Eh, questa è la cosa bellissima di chiunque si cimenta un pochino con la scienza, perché alla fine dei conti è uno sforzo di capire ciò che ci circonda. E se non è un mistero ciò che ci circonda, dopo ci abituiamo magari, ma all'inizio... Quando ci si pensa un attimo, quando si, si ha qualche esperienza, eh, ovviamente il mistero domina e la scienza è qualcosa che ci permette di in parte rispondere a questo mistero. È un'esperienza meravigliosa. Il mistero è anche l'uomo che ho di fronte, anche lei, però è più mistero avere a che fare con l'infinitamente piccolo e con l'infinitamente grande, che è il suo percorso no? di ricerca. Assolutamente, perché quando si ha a che fare con l'uomo, con gli esseri umani, con la dimensione dell'umanità, uma, dell delle... la scienza fa molta fatica ad andare veramente in profondo. Quindi è anche giusto che la scienza venga messa alla prova nelle, negli ambiti di realtà, e quindi anche di mistero, eh, in cui funziona molto bene. E in cui diciamo, eh, non si improvvisa eh, eh, profeta o diciamo, capace di affrontare questioni che non può affrontare. Talvolta succede che la scienza viene immaginata come il tutto, eh, in grado di spiegare tutto ciò che ci circonda, in realtà ha degli ambiti in cui è formidabilmente efficace e degli ambiti in cui è muta. Sì, verrebbe spontaneo qui subito chiederle un legame con la filosofia e con la religione, ma aspettiamo un attimo, ci arriviamo dopo, perché eh, mi chiedo innanzitutto come è passato dall'infinitamente piccolo all'infinitamente grande, qual è il collegamento? Intuitivamente ci arriviamo, me lo spieghi lei. All'inizio eh, sono partito verso l'infinitamente piccolo, le particelle elementari e forze fondamentali un po' per caso, la scuola normale, c'era una buona scuola che ho fatto a Pisa, c'era una buona scuola di ricerca nel settore delle particelle e collegato col CERN di Ginevra, ed è stato facile anche trovare questa, questi contatti con questo posto meraviglioso, questo laboratorio grandissimo e incominciare la mia carriera, la mia tesi di laurea, poi anche il dottorato in quel settore. Dopo decenni di lavoro speso a cercare le, le risposte alle fondamentali questioni ancora aperte nel settore della fisica fondamentale nell'infinitamente piccolo agli acceleratori e ci siamo accorti con i miei colleghi collaboratori, ho fatto un, molti anni di collaborazione con un premio Nobel di origine cinese ma americano, di natura di auto americano, Samuel Ting ci siamo accorti che forse poteva essere una buona idea di continuare le nostre ricerche usando il laboratorio ultimo che è l'insieme dell'universo che ci circonda, che è in grado di farci arrivare dei segnali che opportunamente decodificati possono rispondere alle stesse domande che cerchiamo di affrontare con gli acceleratori ormai complessi, enormi, costosissimi, che si sviluppano al CERN. E quindi è stato un, uno spostamento naturale, affascinante, entusiasmante, pieno di novità, di rischi. Che quando uno fa un esperimento che sta su un tavolo o lo fa su un satellite o sulla stazione spaziale, non è la stessa cosa. Ci sono problematiche, rischi di ogni genere, ma anche soddisfazione di esplorare non solo l'oggetto della ricerca, ma anche il metodo con cui si fanno gli strumenti, eh, i rischi e poi il fascino. Lo spazio, che è indubitabilmente eh, è enorme, perché si ha a che fare con una dimensione che ti porta lontano. Quando uno studia l'infinitamente piccolo, Fa eh, delle, degli, degli sviluppi, delle ricerche bellissime, affascinanti anche, ma non vede mai l'oggetto con cui sta lavorando. Mentre quando fa la stessa cosa nello spazio, il problema scientifico è più o meno visibile, ma il contesto, il, eh, la, il, il, la cornice del quadro. È meravigliosa perché una ha a che fare con qualcosa che vede continuamente, no? perché lo spazio, le stelle, i pianeti... Eppure non vediamo molto dello spazio. no? Beh, dipende, dipende con quale strumento. <ride> questo sì, questo è vero. Senta, da piccolo cos'era per lei lo spazio? Voglio dire, era no. un sogno già da ragazzino. No, meno no. Non sono no. nato scienziato. Volevo fare l'imprenditore da piccola. <ride> Volevo fare inventore, non so, volevo fare una cosa diversa, volevo fare cose che funzionassero e magari potessero anche essere. Poi la, i casi della vita mi hanno portato a innamorarmi della fisica perché. Dove eh, si studiano cose per farle funzionare. Dove si studiano cose per il gusto di capirle. Okay. Il primo gusto di uno scienziato è capire. Magari capire è un processo e poi scrivere come funziona. Qualcun altro lo prenderà, lo trasformerà magari in un. In un, in un vantaggio economico, in un prodotto, Voglio ma dire, capire. Es esplorare, è, certo, no, siamo tutti Ulisse dentro di noi, in fondo, in fondo. Scavando, sì. Ma esplorare non è solo per la conoscenza, no? E I navigatori cercavano anche nuove rotte oltre che scoprire nuove terre per il gusto della conoscenza certo. e lei è fautore da sempre di collaborazione scientifica congiunta anche con altri paesi certo. no? eh, in particolare con la Cina sarà per amicizia appunto sì, con i scienziati o sarà, eh, so che per esempio lei ha lavorato nella studio per la, la creazione di satelliti per monitorare i terremoti certo. mm? Mm. È prudente aiutare i cinesi, perché i satelliti possono servire anche ad altro, così verrebbe spontaneamente. Alla allora, vita. Guardi, questo non è un discorso che, che va molto lontano, perché la scienza è stata non solo strumento di creazione di, di, di armi o di tecnologie usate nella guerra ma è stata anche quella che ha permesso di scavalcare muri e distanze culturali enormi per rimettere assieme pezzi del, della, della politica internazionale. La science diplomacy ha permesso durante la guerra fredda agli scienziati dei due blocchi di parlare di disarmo. La Stazione Spaziale Internazionale è stata concepita fra russi e americani per creare un ambito in cui collaborare quando a Terra c'era ancora la divisione, gli di embargo Adesso e. Adesso se ne sono andati i russi, però no? no? No, non ancora. È incredibile. Ma ancora oggi, sulla stazione spaziale, nonostante quello che accade in Ucraina e tutto il resto, abbiamo ehm, astronauti russi e americani. Samantha Cristoforetti, che è scesa pochi mesi fa. Ehm, è stato lei a spingere. Beh, eh. lei, Samantha ha meriti propri, quindi non occorreva neanche grande aiuto. Ma, ma è, è, stava nella stessa cabina con russi, americani e, e di altre. Cioè sono in sei, anche qualche altra nazionalità. E questa è una dimostrazione che è incredibile. Abbiamo interrotto tutti i rapporti scientifici con, con la Russia, al CERN, ITER per l'energia. Tutti interrotti, tutti gli altri satelliti sono fermati. La stazione spaziale, che si bada su accordi firmati fra governi, ancora oggi, fino all'anno prossimo, fine dell'accordo corrente, quindi fino alla fine del 23, i russi ammettono che vanno avanti e continuano a collaborare. Cosa vuol dire collaborare? Vuol dire che quando si fanno i movimenti, gli spostamenti, l'energia, i pannelli solari, si lavora assieme. Quando si portano su e giù eh, gli astronauti si lavora assieme, tutto questo mentre si combatte a terra in modo violentissimo, a dimostrazione della potenza che ha la science diplomacy. Naturalmente occorre farla bene, occorre fare degli accordi che siano win-win o lose-lose, nel senso o si fanno le cose assieme o non si fanno le cose assieme, non ci può essere un predominio di uno dell'altro, altrimenti questi tipi di diplomazia non possono funzionare. Ma se vogliamo veramente pensare a un mondo che non è in continua tensione, un continuo scontro fra interessi e blocchi di carattere economico politico, lo strumento della scienza la lingua della scienza, il modo dell'approccio scientifico è straordinario. A voler fare gli avvocati del diavolo è anche molto facile per alcuni paesi, prendo il grande impero della Cina, insinuarsi in vari modi attraverso istituti culturali e anche scientifici per ottenere altri scopi. È vero il contrario. Vi porto tre esempi. Sì. Primo. Galileo è il sistema GPS europeo eh, che è stato sviluppato e adesso sta diventando il riferimento a tutti quanti i nostri telefoni cellulari. Abbiamo il chip che legge non solo il GPS americano, ma anche il Galileo, ma anche il Baidu in, in, in cinese e anche il GLONASS russo, no? per dire come siamo collegati nella tecnologia e manco ce ne rendiamo conto. Ma la cosa interessantissima è che all'inizio la Cina e l'Europa stavano disegnando assieme Galileo. Quando c'era la Commissione Prodi stavano lavorando assieme e ci hanno messo 200 pari milioni di euro per lavorare assieme. Poi è cambiata la Commissione e sono stati mandati via. risultato? Hanno sviluppato Beidou da soli e sono arrivati prima, al punto che, che l'Europa ha dovuto in qualche modo trovare una combinazione per poter stare con le stesse frequenze in orbita dopo di loro. Eh, eh, altro esempio la stazione spaziale internazionale i cinesi hanno chiesto decine di volte nel corso degli anni di poter. poterci partecipare la risposta è stata una stringa di no risultato? Se la sono fatti da sola terzo esempio eh, sulla, sulla Luna o su Marte si è discusso a lungo di andarci assieme non ha funzionato perché sono cambiate moltissime cose nell'ultimo periodo i cinesi hanno atterrato per primi sulla faccia nascosta della Luna e hanno atterrati per secondi con un rover, quelli con le ruote, su Marte. Solo gli americani ci hanno riusciti. Morale del, 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 del racconto: quando ho un competitore o eventualmente un nemico, è meglio che ci... Gioco una partita assieme così ciascuno si misura e capisce cosa sta accadendo, o tiro una strada cinese così loro messi in difficoltà si sforzano al massimo e magari ci superano e neanche ce ne rendiamo conto. La politica non è un gioco di interlocuzione. Non è mai successa una politica vincente in cui io chiudo e butto via, la serratura e butto via la chiave. Quindi è molto più complicato di queste situazioni che sono sempre esistite, ma anche con la Russia, ma con altri paesi, ma anche viceversa, di infiltrazioni. È una parte di un come è gioco il suo complesso. rapporto con la politica professore eh, scienziato battistone lei ha provato ha tentato la strada della politica si è candidato quindi insomma eh, non è usuale no per un uomo abituato ai laboratori di ricerca non è penso che sia un diritto di un cittadino candidarsi in, in caso particolare come indipendente ed è un paese strano quello in cui questo sembra un'eccezione sì perché se, se poi ci lamentiamo di una politica che non ha la qualità da, che la rende in grado di gestire la complessità di un paese, le sue interazioni internazionali, la sua industria e tutto quanto, eh, allora c'è un problema, se non mettiamo persone che hanno qualche competenza al servizio del paese, dopo che l'hanno accumulata, di che cosa stiamo parlando? E ci lamentiamo sempre di questo e poi quando accade che qualcuno fa uno sforzo in quella direzione viene visto magari un po' di... Come un intruso. Come un intruso. Sì. Questo è un problema della società, non è un problema mio. È un problema anche della politica, no? Che è molto chiusa. De, de la, della società e della politica che rappresenta. Senta, lei è un uomo di fede. e È ovvio chiedere se riesce sempre a conciliare le risposte della scienza con quelle della fede o le non risposte della scienza con le non risposte della fede. Guardi, io penso che la situazione sia relativamente semplice. La scienza è un linguaggio che ha delle sue caratteristiche straordinarie, una fantastica capacità di interloquire con un grande, chiamiamolo maestra o maestro della natura, che ti dice esattamente quello che devi fare e quello che non devi fare se tu sbagli ti bacchetta tutte le volte implacabile. Però quando riusci a capire la bellezza delle simmetrie delle leggi hai una soddisfazione incredibile perché è bello vedere come funzionano le cose. Ma tutto questo, con l'aspetto dell'esistenza dell del singolo individuo, della mia esistenza, ha a che fare abbastanza poco, perché il mio desiderio, la mia passione, la mia sofferenza, la mia speranza, soprattutto la mia speranza, non, non troverà mai risposta in un atto di carattere scientifico e quindi nella mia vita diciamo l'ho spinta per tutto ciò che era ragionevole e possibile questa cerco, cercare di comprendere il mondo ma la scienza non mi sta aiutando a comprendere me stesso più di tanto quello che poi accadrà quello che è accaduto il mio destino di questo questa terra o eventualmente qualche cosa che Alcuni affermano ci possa essere dopo. La scienza su questo non dice assolutamente Però niente. Però la sua fede può aiutarla a scegliere, a decidere a come lavorare in campo scientifico? No. No? No, no. I principi etici, le convinzioni filosofiche, religiose, servono per utilizzare i risultati della scienza e implementarli o meno rispettando alcuni valori e alcune priorità, tipicamente l'uomo prima e tutto okay. il resto dopo. Lì contano, ma non devono guidarmi nella curiosità e nella ricerca. Io non, non dico che ci deve essere una, una scienza che fa senza freni, no, ma gli scienziati sono persone molto ragionevoli. Ogni tanto viene lo scienziato strampalato, ma viene messo al margine. Gli scienziati sono persone molto ragionevoli, che cercano di capire cose, che sono contenti poi di passarle alla società. La responsabilità di cosa farne non è degli scienziati. Certo, certo. No, 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 no. nel modo di lavorare, nell'approccio al, al lavoro, mh, immagino che sia diverso no? avere una certa formazione rispetto a un'altra. La regola numero uno della, della buona scienza è libertà. Libertà di curiosare, di fantasticare, di ricercare, di sbagliare. Libertà, non c'è. Io vorrei regalare, diciamo, alle persone a cui voglio bene, tonnellate di capacità di pensiero razionale. E lei riesce, perché lo accennavo prima, ha una. Una grande capacità e anche una bella intenzione di raccontare, di spiegare agli ignoranti, nel senso che ignorano le cose di cui lei parla, come si farebbe con i bambini. E, e non significa sminuire la portata di ciò che si crede perché si vuole spiegare, perché i bambini sono attentissimi, curiosissimi Assolutamente. e molto molto lucidi, lucidi nel, nel raccogliere ciò che viene loro donato. E, è vero che in Italia troppi ignorano le materie scientifiche, questo sarebbe un discorso che ben conosciamo, ma su cui la politica interviene poco. Quest'ultimo suo libro, l'alfabeto della natura, si spiega, direi, con la dedica a Maria, immagino a sua moglie, perché poi dice che i nostri figli, i figli dei nostri figli e i figli dei figli dei nostri figli, con un andamento biblico, lei dice, possano vivere in armonia su questo pianeta, imparando a leggere le parole del libro della natura. Ecco, bisogna imparare a leggere, per imparare a leggere bisogna studiare. Sì, però giusto per, è verissimo questo, ma giusto un po' per, eh, per contestualizzare, io non sono mica nato, imparato, scienziato, eh. ho imparato scienziata, ehm, ho studiato chiaramente nell'università, ma l'interiorizzazione, interiori, la comprensione di quello che si può fare con la scienza è venuto con l'esperienza. Per me sono stati è stato sorgente di stupore verificare che certe formule applicate pro, producevano... Una cosa poi osservabile, che c'è questo collegamento fra numeri, lettere e, e, e frasi alla Galileo e che cose che accadono nel mondo reale. È un'esperienza bellissima, è un'esperienza, non so se il termine mistico per dire, qualcosa che travalica i, 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 le banalità delle, della quotidianità. Che entra nel mistero, appunto. Che in qualche modo entra in una parte di mistero, certo. senza dubbio, e quindi eh, questa cosa si acquisisce con il tempo. Quindi non è che uno esce dall'università imparato, non è così, deve mettersi alla prova con lo spirito e l'atteggiamento che la scienza induce, in particolare di umiltà nei confronti di ciò che lo circonda, no? perché dobbiamo imparare prima di poter parlare, è qualcosa che possono fare tutti. Non occorre essere scienziati per pensare razionalmente o per pensare scientificamente, basta aver avuto i giusti insegnamenti, l'introduzione e il tempo per sedimentare. E poi è necessaria la lezione della scienza per interpretare la realtà e mi collego a quello che lei prima appassionatamente ha, ha spiegato, per essere liberi, perché la conoscenza e la conoscenza della scienza ci rende più liberi, in particolare dalle menzogne del potere, dei vari poteri, penso alle applicazioni dell'intelligenza artificiale, lei ne parla. Eh? Penso al gioco d'azzardo in tutt'altro campo, penso alle informazioni distorte sulla pandemia certo. dall'una e dall'altra parte, e naturalmente penso alle emergenze climatiche. No? Con questa contrapposizione becera tra catastrofisti e negazionisti. Ecco, tutto questo se non è conosciuto alimenta un'industria pericolosa. Assolutamente, ma. Pensare bene, no? Che è qualcosa che tutti possono fare, non è lo scienziato, qualche scienziato intanto sbaglia clamorosamente, quindi non pensa bene, però cerca di pensare bene, perché altrimenti madre natura ti bastona. No? E pensare bene è un'arte come pattinare sul ghiaccio. Se io voglio fare il, tri il triple axel, come si chiama, una cosa difficilissima, lo provo, devo essere in buona forma naturalmente, ma lo provo, lo provo, lo provo, poi alla fine faccio questa cosa meravigliosa in cui ogni dettaglio sta al posto giusto, mi sp si sposta un braccio, casco per terra. Pensare bene è la stessa cosa. Il pensiero che abbiamo noi esseri umani rispetto a qualsiasi altra specie conosciuta è una cosa preziosa, ma deve essere usato bene. Se io dico tre cose di un certo conseguenza corretta e ci metto poi un errore, una strada, esco di strada subito. Pensare bene, ragionare bene, discutere seriamente delle cose è un'arte che deve essere alla portata di tutti. Se uno fa le cose in modo approssimativo non può aspettarsi che l'esito del suo ragionare sia qualche cosa di utile. Va oggi o domani per caso, ma questo è alla portata di tutti. Senta, in un, in una parte abbondante del, di questo nuovo testo ci aiuta a comprendere come la questione climatica non sia né un ghiribizzo né un tema semplicemente angoscioso, eh, apocalittico, ma sia un campo in cui operare, in cui è ancora possibile operare. Eh, è stata stoppata, almeno nelle preoccupazioni più pressanti, dalla crisi energetica, però lei insiste molto, citando Einstein, sulle opportunità anche di questa crisi che sinceramente io non riesco a vedere. Ci spiega perché anche questa crisi energetica può aiutarci a risolvere un argomento che sembrava obbligatoriamente accantonato? È talmente facile. I giornali ormai riportano a un ritmo, i mass media quasi quotidiano, di questa incredibile crescita delle, del fotovoltaico e dell'eolico che poi in Italia abbiamo qualche ritardo, che poi magari non è vero, è un altro discorso, ma a livello mondiale era di ieri la notizia sull'Economist, che entro il 2027 il fotovoltaico produrrà più energia del carbone, che tutte le fossili stanno decrescendo. Ma questo non è mica per caso, perché le, la sfida drammatica che si è creata e l'utilizzo dell'energia gas, petrolio, come armi di ricatto che questa guerra ha fatto partire evidentemente. Nel breve tempo ha creato questa isteria con tutto ciò che è successo, le crescite dei costi. Si è fatto a prendere gas nel nostro Mediterraneo piuttosto, ma sul medio termine coloro che si possono permettere una pianificazione di qualche anno, e investire di conseguenza, stanno comprando campi eolici, campi fotovoltaici, non più campi petroliferi. Perché il futuro economicamente sta già là. La grande notizia che, il libro, che, che, ho, cioè, che ho messo a fuoco scrivendo il libro, ma che, che dovremmo parlarne sulle prime pagine dei giornali un giorno sì, un giorno sì, è che oggi se voglio comprare un po' di energia, qual è che mi costa di meno? Il sole. Il sole, ma già oggi perché non è già così? Che, che lo facciamo tutti quanti, molto semplice. Intanto abbiamo alle spalle un secolo e mezzo di fossili dappertutto, quindi bisogna chiaramente rimodulare una serie di questioni, ma soprattutto perché ci manca un pezzo dell'equazione che è la presenza di accumulo di energia elettrica in quantità sostanziali per rendere possibile di notte o quando il tempo è brutto l'utilizzo dell'energia solare e quella eolica. Ci sono dei passi avanti importanti, le batterie legate al mercato delle automobili elettriche stanno crollando di costo, ma non ci bastano ancora, quindi occorre più ricerca nel settore dell'accumulo, ma non più della produzione, perché oggi costa meno mettere un campo di silicio che andare a scavare per cercare petrolio o carbone. Questa è una notizia clamorosa. E perché è successo adesso e non 50 anni fa? Molto semplice, perché il, il silicio fotovoltaico fu inventato negli anni 60 e costava tantissimo. Siamo dovuti arrivare agli anni 2000, 2010 per vedere la discesa, in quanto l'industria si è messa a lavorare, spinta da vari incentivi e varie cose, e oggi costa molto di meno di ogni altra forma di energia, a parte l'eolico. Quindi è normale che oggi ci sia la svolta, ed è ottuso non vederla, perché molti la vedono. Molti ne scrivono, ma nel bailam di informazioni, presi come siamo alle prese con un inverno freddo e con tutti i problemi che ci circondano, non ci si rende conto ancora di quello che sta accadendo. Ma chi fa gli investimenti, chi costruisce in Italia come all'estero, lo sa questo. Sarebbe fantastico anche dal punto di vista geopolitico una svolta di questo genere. Ma assolutamente. Ci aiuterebbe moltissimo. Dopo, dopo il petrolio degli arabi e ah, dopo certo. eh, diciamo, il gas de, 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 de della ancora Russia. Ancora degli arabi, ancora oltre che, degli arabi, russi, oltre eccetera, che eccetera. dei russi, abbiamo questa energia che è dappertutto. Perché sia il vento che il sole sono dappertutto. E poi una cosa che a pensarci ci può riempire di speranza vera è che come è sceso negli ultimi 8-9 anni il prezzo andando sotto ormai di un fattore quasi 2 Rispetto agli altri, è previsto scendere ancora per 6-7 anni. Non siamo ancora arrivati in fondo, cioè, si immagini, fra un pochino un, un mondo in cui l'energia non costa niente. Quindi, avendo molta energia a basso costo ci può permettere anche di affrontare cose che oggi non possiamo affrontare perché sono economicamente troppo costose. Ma economia e energia fanno rima è la stessa cosa. Se l'energia cala, l'economia cambia. E poi dicono che gli scienziati sono freddi, razionali e non sanno sognare. Eh? Senta, c'è una canzone, una musica che le è particolarmente cara e che, e che la racconta? Ma ah, ce ne sono più di una. Eh, allora, c'è una che... I wish you were there di Pink Floyd. Hanno riempito la mia fase un po' più giovane quando studiavo fisica per andare poi all'università. Sempre, sempre per la passione. Eh? Eh, mi vengono Come i, brividi. Mi <ride> i brividi quando sento quel tipo di musica, quindi qualcosa vorrei dire. Grazie di sapersi e saperci emozionare. Grazie, Grazie a voi per questa occasione. So you Can you tell a green field? From a cold steel rail? A smile from a veil? Do you think you can tell?